Versa in gravi condizioni l'ex pilota ed atleta Alex Zanardi, coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Pienza, in provincia di Siena. Il campione paralimpico stava partecipando con un gruppo di atleti diversamente abili a una manifestazione cicloturistica iniziata nell'Aretino. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:40 lungo la statale 146 nel comune di Pienza. La tappa, con partenza da Sinalunga, prevedeva l'arrivo a Montalcino. Dalle prime ricostruzioni sembra che Zanardi, durante un tratto che stava percorrendo in discesa, abbia perso il controllo del mezzo scivolando nella corsia opposta, sbattendo la testa sull'asfalto prima di finire contro un autocarro con rimorchio che stava sopraggiungendo. Il conducente del mezzo pesante avrebbe provato a deviare, senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto. Sul posto, coperto da alta vegetazione, è intervenuto l'aereo soccorso Pegaso, che ha trasferito il campione paralimpico al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Giunti in ospedale in codice 3, con il primo bollettino medico vengono subito evidenziate le condizioni gravissime di Zanardi. Preso in cura dall'equipe del pronto soccorso e sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia per il forte trauma cranico riportato nell'incidente. Zanardi è stato condotto da elisoccorso al pronto soccorso di Siena alle 18 a seguito di un incidente stradale. È stato valutato in shock room del pronto soccorso dal trauma team e sottoposto a rapidi accertamenti che hanno evidenziato una condizione di estrema gravità. Attualmente è in sala operatoria della neurochirurgia. Quell'odierna era una delle tappe della staffetta di Obiettivo Tricolore, progetto di raccolta fondi e avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in bike, bici e carrozzina olimpica. Soprattutto vogliamo esserci per sostenere questa azione anche da un punto di vista economico, perché spesso l'acquisto dell'ausilio è quella barriera insormontabile che nega una prima possibilità alle persone.